Non so per quanto tempo ho rimandato la lettura di questi libri e me ne pento amaramente, perché ho scovato un gioiello nascosto nella polvere e nelle tenebre che secondo me tutti quanti dovrebbero leggere. Oddio, quando dico tutti quanti in realtà mi riferisco alle persone che possono condividere con me una serie di gusti letterari specifici, perché per quanto io stia per parlarvi di due libri meravigliosi che ho adorato e che tuttora mi porto in mente e nel cuore dopo averli finiti, sono consapevole del fatto che questo genere di libro, questo genere di tematica, questo genere letterario trattato in questi romanzi potrebbe essere appassionante per qualcuno e disturbante per qualcun altro. Ma adesso vi vado a parlare della mia esperienza di lettura così ci chiariamo meglio. Era qualche tempo che mi ero accorta di avere su Facebook la scrittrice di questi romanzi. Parlo dei due libri della saga di Vodka Inferno, La morte fidanzata e Baciami Giuda. Il primo, quello con la copertina rossa, fantastica, bellissima, con le cupole in stile russo, che tanto mi attiravano proprio perché avevo intuito quale potesse essere vagamente l'atmosfera di questi libri. Vi dicevo, avevo appunto e ho tuttora la scrittrice tra i contatti di Facebook. Non ricordo come e quando l'ho aggiunta, se mi è aggiunta lei, se l'ho chiesta io l'amicizia, non ricordo. Fatto sta che lei è stata una delle poche scrittrici con le quali ho avuto a che fare sui social, che dopo avermi aggiunta su Facebook o su Instagram o su qualsiasi altro social, non mi ha inviato la proposta di lettura del suo romanzo. Non so se lei lo abbia fatto con qualcuno, non l'abbia fatto con nessuno, non abbia fatto parte della sua politica, perché comunque è stata pubblicata da una casa editrice piccola, quindi non è autopubblicato questo romanzo, è pubblicato dalla casa editrice Milena Edizioni. Una casa editrice molto piccola che comunque ha parecchi libri interessanti nel suo catalogo, tra cui appunto quelli di Penelope delle Colonne, la persona di cui stiamo parlando. E questa cosa in realtà per me è stata, come dire, una sorpresa, perché io ricevo tantissime lettere e email di persone che vogliono che io legga il loro libro e che ne parli sul canale, qui a voi, ovviamente, ma mandano molto spesso queste email a tutti gli youtuber, indiscriminatamente, quindi senza neanche guardare quali sono i miei gusti, quali sono le mie passioni, quali sono i miei interessi di lettura. Mentre invece questa ragazza avrebbe avuto ben donde di inviarmi la proposta di lettura, perché credo che non ci sia libro italiano al momento, letto da me, appunto, tra quelli letti in questo periodo, più simile, più coincidente con i miei gusti di lettura di quelli che ha scritto lei. Ma la cosa bella di questa faccenda è che io non volevo, naturalmente, ricevere la proposta di lettura, perché sono stata io ad essere incuriosita dal suo scritto, dall'alone di mistero di cui questa persona si circonda intanto sui social. È una ragazza molto particolare, molto dark, molto oscura. Credo sia napoletana, o comunque giù di lì. Non ne so bene, e credo anche che il nome probabilmente potrebbe essere un soprannome, ecco, Penelope delle Colonne, già questa cosa affascinante. Ma mi intriga tantissimo come persona, e inoltre lei ha una pagina in cui parla dei suoi romanzi, di conseguenza lei non è andata, secondo me, a cercare l'attenzione, ha fatto sì che l'attenzione andasse verso di lei, e questa cosa mi ha fatto impazzire, quindi per forza dovevo leggere i suoi libri. Allora, a prescindere dall'interesse e dall'attrattiva che ho per la persona, che comunque di fatto non conosco, però quello che vedo mi piace, ecco, mettiamola così. Ho letto, ho iniziato appunto dal primo, La morte fidanzata, e sono rimasta sconvolta perché per prima cosa questa è un'esperienza letteraria, cioè leggere i suoi romanzi rappresenta prima di tutto un'esperienza letteraria, che è una cosa che può essere goduta da persone che hanno una profonda passione per un determinato tipo di romanzi classici. Mi viene da dire che la prima cosa di cui potrei parlare è proprio l'esperienza letteraria per quanto riguarda i suoi libri, perché è così evidente in questi romanzi, in quello che scrive, in come lo scrive, ricordiamoci che scrive in italiano, ed è incredibile, se andate a vedere il mio precedente video su perché non leggo romanzi italiani capirete di cosa sto parlando, è evidente tutto il suo bagaglio culturale, cioè dai suoi libri io sono riuscita a capire automaticamente come fosse un messaggio subliminale. Cosa lei ha letto? Quali sono i suoi romanzi di ispirazione, le sue storie di ispirazione, i suoi generi di ispirazione? E quali sono i suoi generi di ispirazione? Prima di tutto i romanzi russi, assolutamente, chiaramente. È scritto a caratteri cubitali. La storia stessa, pur trattandosi di un romanzo fantasy gotico, si ambienta in Russia.
Ma non è solo questo, perché alla percezione di quelle che possono essere state le sue letture si aggiunge molto altro. Prima di tutto uno stile di scrittura che ricorda prosa ottocentesca risorgimentale. Non sto scherzando, non sto esagerando. Una prosa, questa ragazza è una prosa meravigliosa. Leggere i suoi romanzi mi ha fatto sentire, proprio mi ha fatto sentire male per quanto, secondo me, lei scriva bene. E se pensiamo che questi sono romanzi di esordio, nel senso, credo di capire, comunque li scrive da molto tempo, ma non c'è nulla prima di questo, nulla di pubblicato almeno, poi non so nel suo scrigno segreto cosa contiene. Beh, se una persona con un romanzo di esordio scrive in questo modo, io non oso immaginare cosa potrà fare in futuro. Non per mettere ansia alla scrittrice, che so che ha dei problemi in questo periodo proprio a livello compositivo, ma indubbiamente una persona che dal primo romanzo scrive in questo modo pazzesco va assolutamente seguita, come dire, anche come dire, caldeggiata, nel senso va aiutata, insomma, comprate questo romanzo perché assolutamente merita tutte le attenzioni. Ma io ho detto quindi della percezione delle sue letture, romanzi russi, romanzi ottocenteschi, italiani, ma c'è sicuramente, ci sono degli echi di Poe, del gotico, o Baudelaire, abbiamo Oscar Wilde, cioè tutte queste letture che io personalmente da ragazzina, da ragazza, ma tuttora ho adorato e adoro, che hanno fatto parte proprio come dire della base, dello zoccolo duro delle mie letture principali, sono tutte presenti come echi, come rimandi all'interno di questa storia. La storia l'ha inventata lei, è una storia che non ricorda nessun'altra storia, una saga familiare molto particolare, per cui la storia è assolutamente farina del suo sacco, ma il modo in cui lei la interpreta è proprio questo, quello di utilizzare echi letterari potenti, oscuri e che per quanto mi riguarda c'entrano in pieno quelle che sono le mie passioni. Mi sembrava, leggendola, di rileggere, come dire, di rileggere un'autrice del passato. Ed è questa la cosa che mi ha affascinato, perché per quanto lei parli di una saga familiare, come vi ho detto, romanzo fantasy gotico, non parla assolutamente di un mondo reale, di un mondo concreto, di un mondo che esiste. Il mondo che lei ci descrive in questo romanzo è assolutamente immaginato, i personaggi sono frutto di immaginazione, dietro i quali secondo me si nascondono comunque persone vere, nel senso che a me sembra di capire che molto di quello che la scrittrice racconta sia frutto della sua esperienza abbastanza traviata dal punto di vista sentimentale. Condivide spesso con i suoi personaggi un'idea del mondo molto cinica, molto frustrata, molto dilaniata. E questa cosa mi piace perché si vede tutto e nulla. È come se lei volesse velare una serie di sue riflessioni e pensieri all'interno di questi echi letterari strabordanti, che per me sono stati emozionanti. Per quanto riguarda l'argomento in sé, non voglio spoilerare molto perché è bello anche scoprirlo. Il primo romanzo specialmente è molto si lascia scoprire molto lentamente, è molto bello, bello anche grosso, mi sa più di 500 pagine se non erro. Io l'ho letto col Kindle, quindi non ricordo quante pagine sono, ma mi ricordo che ci ha messo un bel po' a finirlo, nonostante mi piacesse tantissimo. La tematica è quella di una saga familiare che si svolge prevalentemente in Russia, in realtà fra Venezia e una città russa di nome Soroka. E quindi potete immaginare tutte le ambientazioni gotiche, tutto quello che vi potete aspettare da questi due nomi che ci evocano ambientazioni molto specifiche, le avrete in questo romanzo. Il protagonista è Viktor, è un nobile scostante, un nobile russo scostante, molto cinico, con una personalità ben definita, è il classico personaggio che non ti è subito simpatico, ma del quale poi lentamente incominci a capire ragioni, motivi, e leggendo la storia appunto ti addentri nella figura di questo personaggio, ma anche degli altri personaggi che compongono la sua famiglia. E c'è un dettaglio specifico di questo romanzo che non vorrei spoilerare, perché secondo io non, leggendolo non lo sapevo. Non mi ero informata, ero andata proprio a scatola chiusa seguendo il mio istinto, ma che ho scoperto soltanto leggendolo. Comunque vi sarà chiarissimo praticamente nei primi capitoli. Mettiamola così: Penelope delle Colonne con questa saga prende il topos più classico della letteratura fantasy gotica, quel topos che state immaginando, che dai tempi di Stephanie Meyer è stato completamente, come dire, abusato in maniera anche tragica. Pensiamo invece al lavoro che Anne Rice ha fatto in merito, che è molto molto più sublime, e lo rimanipola in una maniera anti-Twilight che è pazzesca.
come ha saputo manipolare lei questo topos fantasy è un qualcosa di eccezionale. E non si risparmia, non si risparmia, non c'è romanticismo in questo romanzo, non ci sono personaggi che brillano, non c'è una storia d'amore coerente o lineare o pulita. Il romanzo è torbido, è sporco, è erotico e per questo penso che qualcuno potrebbe essere disturbato dalla lettura di questa storia. A me invece è piaciuto proprio per questo, perché io, cavoli, di rado trovo una donna in grado di scrivere scene di sesso così forti come ha fatto lei, per la pelle delle colonne. Scrive, so che è sbagliato dirlo, come un uomo, ma non è questo esattamente quello che vorrei dire, ma spero che mi abbiate capita. Scrive in una maniera che non ha pudore. Non si vergogna di scendere nel macabro, nell'erotico, di analizzare i suoi personaggi, specialmente da questo punto di vista, perché i suoi personaggi sono fortemente erotici, fortemente sensuali. E quindi tutto ciò che lei racconta, tutta la saga che lei manda avanti nel primo libro e poi nel secondo, ovviamente, sono ammantati di questa presenza costante del fisico, del sesso. Leggendo poi successivamente, dopo aver completato io la mia lettura, le recensioni su Goodreads, ho effettivamente constatato come molte persone questa cosa dia fastidio, per cui la pongo come elemento fondamentale della recensione o comunque della mia esperienza di lettura, perché è innegabile che se questo tipo di cose vi danno fastidio in una lettura, questi libri non fanno per voi. Viceversa, se invece cercate delle atmosfere cupe, torbide, in questo libro ci sguazzerete, ci nuoterete in una maniera incredibile, perché la scrittrice raggiunge degli estremi incredibili, illegali, mettiamola così, però lo fa con una maestria sublime e la sua prosa sarà una delle cose più belle che mi sia capitato di leggere nel 2020. Li ho letti entrambi in questo periodo di lockdown, quindi di quarantena, scusate, quindi ho davvero, come dire, dato vita a queste giornate spente con i suoi romanzi. Mi viene in mente, come dire, facile fare riferimento proprio ai commenti negativi, ce ne sono parecchi, che ho letto sui suoi libri, di persone che si aspettavano di più, che non hanno capito la storia, che l'hanno trovata troppo lenta, troppo noiosa, troppo roboante nella sua prosa, quindi hanno avvertito questa prosa come falsa e costruita. Ebbene, è proprio così, e questo è il bello per me. La prosa di questi romanzi è artificiosa, barocca, pesante, musicale, ma allo stesso tempo spezzata e quasi, come dire, cerca di evocarti proprio il dolore, la rottura e la tragedia che c'è alle spalle della storia. Cioè, la stessa storia, diciamocelo, scritta con una prosa normale, non sarebbe ugualmente valida. Per quanto mi sia piaciuta tantissimo la trama e i personaggi, tutti meravigliosi, dal primo all'ultimo, dal più importante al più irrilevante, se qualcuno c'è di irrilevante, ma non penso. Ecco, è proprio la prosa che proprio crea questa atmosfera di lettura pazzesca, questo continuo desiderio da parte della scrittrice di raccontare la storia, però al contempo mandarti questi messaggi lirici, drammatici, che sembrano parlare dei personaggi di cui lei sta parlando, ma in realtà parlano di lei, e in realtà parlano di una visione del mondo catastrofica. Lei entra e esce dalla storia a suo piacimento, non ha regole, non ci sono regole, proprio questa assenza di regole, questa sperimentazione, che sia volontaria o che sia semplicemente il modo in cui lei sa scrivere e basta, per me è fantastica perché, come vi ho detto nel video in cui vi spiegavo perché non leggo autori italiani, o comunque non di frequente, io trovo che gli autori italiani non giochino con l'italiano e questo è grave, è grave. Quando leggo libri in lingua straniera non mi aspetto di essere sconvolta da un uso dell'inglese particolare, anche perché io non sono madrelingua inglese, conosco bene l'inglese, però cioè, insomma, quando l'inglese incomincia a essere elevato, anch'io ho le mie difficoltà a leggere, ad andare speditamente, ma quando si tratta di leggere in italiano, io ho il desiderio di leggere la prosa sperimentale, la prosa che si differenzia, che si distanzia dal normale temino di italiano, fatto bene, fatto correttamente, con tutti i crismi, con tutte le regole sintattiche a posto, con tutte le regole grammaticali rispettate. No, 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 io proprio voglio vedere il gioco e lei gioca con le parole in una maniera sublime, in una maniera sperimentale, che può risultare fastidiosa all'inizio, specialmente se non siete abituati a leggere romanzi scritti in questo modo, e lo capisco perché non ce ne sono, cioè viene accostata Penelope delle Colonne da molti a Isabella Santa Croce, che io adoro infatti, ma io capisco il motivo per cui vengono accostate o parificate, ma non le
confonderei, non sovrapporrei le loro abilità. Sono due persone dal taglio originale, ma completamente diverso. Entrambe pregiatissime, prelibatissime dal punto di vista della prosa, ma ecco, io cioè, noto delle differenze fra le due, almeno per quello che ho potuto leggere di Penelope delle Colonne, cioè questi due libri, e per quello che ho letto della Santa Croce. Non ho letto tutto, però parecchio, per potermi essermi fatta un'idea di come scriveva lei e di come scrive. Per cui non le sovrapporrei, però certamente se parliamo di persone che giocano in maniera incredibile con l'italiano, entrambe possono essere menzionate in questo discorso, sì, sicuramente. Per cui capisco che leggere questo romanzo all'inizio possa sembrare sfiancante o, come dire, rallenta la lettura perché ci sono proprio queste, ci sono le montagne nella sua sintassi, montagne, salite, discese, scoscese, è un modo di scrivere che è così complesso, complicato. Mi mettevo anche nei panni di chi ha eventualmente editato questa storia, se qualcuno l'ha editata, penso di sì, perché si sarà trovato dinanzi a una sfida incredibile. Avrei avuto tanto piacere a farlo io il lavoro di editing su questa storia, perché davvero sarebbe stato un onore per me lavorare con una persona che scrive in un modo così pazzesco e sublime. Però mi rendo conto appunto che i commenti negativi su Goodreads arrivano proprio da questo motivo. La prosa viene avvertita come falsa, come artificiale, come troppo roboante, come se la scrittrice volesse darsi un vanto di saper scrivere in questo modo così truce e forte. Beh, secondo me sì, è così, è un vanto, è un continuo vanto, è un'esplosione di ego questo romanzo, è per questo che mi piace, cioè è meraviglioso, perché riesco a capire, a percepire cosa lei voleva dire? Riesco a vedere il suo mondo con tutti i suoi colori, prevalentemente nero e rosso, come la copertina del resto. Riesco a vedere i personaggi perfettamente. Lei non è che abbia speso chissà quante righe per descrivere i personaggi, no, no, ma li vedo, ci sono, non ne ha avuto bisogno. Come li fa parlare, come li fa esprimere, come li fa muovere, non aveva bisogno di descrivere altro. Li ha in testa chiarissimi, io chiarissimi, li ho visti. Altre critiche che ho trovato su Goodreads facevano riferimento al fatto che la Russia immaginata da Penelope Colonne non è realistica, che ci sono degli errori, che alcuni nomi, i personaggi, alcuni hanno nomi russi, per la maggior parte, sono scritti male, sono sbagliati. E in generale le persone si lamentavano del fatto che non fosse coerente con la veridicità storica della Russia dell'epoca trattata dalla scrittrice. Ma di cosa stiamo parlando? È un fantasy. In un fantasy una scrittrice e uno scrittore fanno quello che vogliono e il fantasy è l'immaginazione, è partire da un mondo che reale, probabilmente osservato nei romanzi, negli echi letterari, estrapolare quella che è la propria percezione e rimetterla su carta. Non c'è niente di più bello, è così che la letteratura va avanti. Noi leggiamo il passato, lo reinterpretiamo e lo mettiamo nel futuro, per dire, nella sintassi di Penelope delle Colonne io vedo chiaramente la lettura di opere greche. Di letteratura greca antica, il modo in cui lei, come dire, giustappone il soggetto al verbo, il modo in cui inizia le frasi, c'è tanto Omero dietro, c'è tanta letteratura antica greca, cioè qui c'è proprio una persona che ha studiato, io penso che abbia, chiaramente, senza alcun dubbio direi che ha una formazione umanistica, perché mi arrivava praticamente tutto quello che ho studiato anch'io, quindi era come leggere un'interpretazione in chiave gotica delle cose che io ho letto e studiato nella mia vita, quindi per me è stato proprio un orgasmo questa lettura, è stato fantastico. Quindi andare a criticarle, la veridicità dei nomi, la veridicità dei luoghi, il fatto che non siano descritti in maniera dettagliata, perché in realtà la scrittrice in Russia non c'è mai stata, non ci interessa, non è un romanzo storico, qui non stiamo leggendo di guerra e pace, non stiamo leggendo di uno scrittore russo che parla della sua epoca, che parla di quello che lui ha vissuto, qui stiamo parlando di una persona nata e vissuta negli anni 80, 90, quello che è, non so quanti anni ha. E quindi epoca contemporanea che ha rivisitato tutto un filone letterario, trasformandolo e aggiungendolo a un altro filone letterario, che è quello fantasy gotico, per dar vita a un'opera geniale. L'ultima cosa che mi resta da dire di quest'opera è che non è co ancora completata. Da quello che ho capito, la scrittrice sta lavorando al terzo libro e se non ho capito male le sue intenzioni, ne parlava appunto su Facebook con le persone che appunto la leggono.
probabilmente ci sarà anche un quarto volume, che purtroppo mi sono resa conto che lei spesso sta lamentando questo timore di non riuscire a scrivere e sta attraversando in questo momento un periodo di crisi, che comunque è normale, lo passiamo tutti noi scrittori, prima o poi alla fine arriva questo momento di stop. Poi con la quarantena, persone che sono abituate a riflettere, a pensare molto, hanno ricevuto l'effetto contrario, invece di avere più tempo per riflettere si sono trovate soggiogate dalla quarantena, quindi... Forse il ritorno alla normalità può essere utile per riprendere a scrivere per chi si dovesse essere trovato in un blocco in questo periodo. Fatto sta che appunto volevo dirvi che la saga non è terminata, ma tecnicamente, data la tematica, potrebbe non terminare mai, nel senso che è una tematica così ampia, con personaggi di questa famiglia gigantesca di nobili russi che ovviamente sono contraddistinti da questo elemento specifico che non vi ho mai nominato all'interno del video, ma penso che a un certo punto abbiate capito. Da questo punto di vista la saga può essere eterna, come eterna la vita di questi personaggi, anche perché la scrittrice poi all'interno del secondo volume inserisce nuovi personaggi, quindi la saga è in palese evoluzione e si allarga di nuovi elementi, di nuovi membri che aggiungono sempre più interesse, sempre più attrattiva all'interno della storia. Ma poi non parliamo di colpi di scena, cioè colpi di scena trattati in una maniera meravigliosa. C'è un colpo di scena nel secondo libro che è meraviglioso, inaspettato. Io cioè non mi sono ancora capacitata di come io ci fossi arrivata, era tutto lì e non l'ho capito. E poi questa ragazza sa scrivere veramente bene, ha un senso della narrazione pazzesco. Anzi, ho notato che il secondo volume rispetto al primo è più pulito. Il primo era veramente scritto in maniera arzigogolata, che comunque era una cosa che mi era piaciuta. Il secondo si è un po' ridimensionato da questo punto di vista, non tanto, però quel tanto che è bastato per farmelo leggere più in fretta. Questo è il punto, la scioltezza, la sveltezza di una prosa arzigogolata è sicuramente inferiore rispetto a quella di una prosa più cristallina. Fatto sta che comunque non ha, se ha tra il primo e il secondo volume c'è stato, diciamo, un ridimensionamento del senso roboante di questa prosa, sicuramente la scrittrice non ci ha perso in qualità di abile narratrice, anzi nel secondo le cose si fanno via via più esplosive. Cioè, se il primo libro mi era piaciuto un botto, il secondo mi ha proprio scioccata. Ma voi lo sapete quanto è difficile trovare una saga dove il secondo volume, per non parlare poi del terzo, vabbè, ma il secondo volume sia all'altezza del primo? Penso a Nevernight, penso anche non al Signore degli Anelli, no, assolutamente, quello è uno dei pochi, delle poche eccezioni a questo argomento, a Game of Thrones, no? Dopo il secondo o terzo volume c'è una parabola discendente di scrittura, di capacità dello scrittore di mantenere la trama vivida come nel primo volume. In questo caso non solo il secondo volume è all'altezza del primo, ma lo supera, e non so come sia possibile. Cioè, la qualità di eventi, di situazioni narrate, il modo in cui vengono narrate, chiaramente, come dire, l'imprevedibilità di quello che accade, no? Perché magari alcune cose sono prevedibili, dice, vabbè, l'avevo previsto. No, cioè, il più delle volte è una narrazione completamente imprevedibile, che prende delle pieghe veramente poco immaginate, proprio perché la scrittrice è abile a contorcersi sulla sua trama, fino a poi a ottenerne gli estremi più impensabili. Per questo la cosa che mi viene proprio di dire con rabbia è che perché noi non esportiamo questa letteratura all'estero? Noi continuiamo a ricevere, a leggere romanzi che vengono dall'America, dall'Inghilterra, dal Giappone, dalla Cina, prevalentemente dall'America. Voglio dire, abbiamo avuto il priorato dell'albero delle arance. Cioè, ma in che modo io dovrei pensare che quel libro, siccome viene dall'estero e viene tradotto in italiano da noi, sia meglio di questo? Non ha paragoni, cioè non c'è paragone. Allora, chiaramente è un tipo di fantasy diverso, quello è un fantasy con i draghi, questo è un fantasy gotico, e quindi le cose non possono essere messe sullo stesso piano, sicuramente. Ma ci rendiamo conto che in Italia noi abbiamo una persona come Penelope delle Colonne che scrive in questo modo e nessuno ne parla, o quasi. Fatto salvo pochi video di recensioni su YouTube, che comunque ho guardato tutte. Nessuno ne parla, diciamo, a livello nazionale, cioè questa persona è sconosciuta, se non per chi la conosce su Facebook, per chi la segue su Instagram, per quelli che seguono la casa editrice, per quelli che hanno comprato il libro a scatola chiusa, come me, semplicemente andando per echi di immaginazione e di attrazione.
Ma per il resto, certo, non trovate la recensione di questo romanzo su una pagellina, un qualcosa su i titoli quotidiani nazionali. Cioè, probabilmente molti di voi non hanno neanche sentito parlare prima di guardare questo video. Per me è inconcepibile, perché quali sono i problemi qui? Il problema è chiaramente il fantasy. Quando una persona scrive fantasy in Italia è fuori dal gioco. Questo l'avevo già detto nel video precedente di qualche giorno fa. Sono d'accordo con questa cosa? Chiaramente no. Si può pensare che la scrittrice debba scrivere qualcosa che non le piace, cioè utilizzare questa prosa meravigliosa che lei si ritrova, che ha curato così tanto, per raccontare di qualcosa di quotidiano, di realistico. Non metto in dubbio che potrebbe farlo. Ma perché dovrebbe? Cioè, nel senso, questa è questa l'opera che la contraddistingue, è un fantasy gotico, quindi perché non elevare questa persona e con lei le altre persone che ci sono in Italia, che scrivono bene e che pubblicano con case editrici piccole? Questa è una cosa che io davvero non comprendo. Dover importare e tradurre libri dall'estero che fanno schifo, che sono robaccia, robaccia pura, cioè roba che neanche lo metti sotto il tavolino, quel priorato dell'albero delle arance, neanche sotto il tavolino quando balla, o la carta igienica, cioè neanche per quello lo userei. È assurda una cosa del genere, io non posso pensarci. Certamente tradurre Vodka Inferno dall'italiano all'inglese richiederebbe un lavoro pazzesco, perché non è un italiano banale, quindi richiederebbe veramente un valido traduttore. E poi io penso che un po' come per certe opere scritte in italiano antico sarebbe un po' difficile rendere tanto quanto è stata in grado di fare lei. Però, insomma, questo non vuol dire che non ci si debba provare. Voglio dire, hanno tradotto la commedia di Dante in inglese, io l'ho letta, è chiaro che non è la stessa cosa. Però l'hanno tradotta, la gente l'ha letta e comunque c'è gente che la studia, che si appassiona, che ci fa sopra i videogiochi, che si ispira per fare film. Quindi voglio dire, evidentemente funziona. Puoi farcela tradurre l'italiano in un'altra lingua per una volta e non a portare qui sempre i libri degli altri. Io adoro la letteratura di tutti i paesi del mondo, sono sempre aperta a qualsiasi tipo di lettura, però vorrei tanto vedere andare gli italiani all'estero per una volta, perché veramente la nostra tradizione ci porta poi ad avere degli scrittori abili. Allora, la Ferrante ce l'ha fatta Camilleri, ce l'ha fatta Fabio Volo. Vogliamo provare a vedere se qualcun altro con uno stile un po' diverso, con delle idee un po' più originali ce la fa? Io ci spero, naturalmente questi sono tutti i miei sproloqui, non è che, come ho già detto, io non ho una casa editrice, non sono nessuno, sono semplicemente una lettrice, una persona che scrive, che legge e che come tale, io credo appunto di avere l'esperienza sufficiente per poter dire che questi romanzi, non sono carta straccia, sono validi. Ed è ancora più valido il futuro che si potrebbe costruire su una scrittrice come questa. Quindi vi invito caldamente a recuperare i romanzi se vi piacciono echi letterari del passato, antichi, dark, gotici, Anne Rice e tutte queste atmosfere. Insomma, queste sono sicuramente delle letture che fanno per voi. Ma anche se non siete appassionati di queste letture, vi consiglio anche di leggere soltanto magari il primo capitolo su Amazon, perché il primo capitolo viene sempre dato gratuitamente. Ma soltanto per farvi un'idea di come questa persona scriva bene, di come sia abile con i suoi giochi letterari, solo per questo, soltanto per darle una possibilità. Chissà che poi magari in futuro non scriva anche qualcosa di diverso, perché no? Mi aspetto qualsiasi cosa da una scrittrice del genere. E con questo penso di aver concluso, anche se in realtà potrei continuare a parlare di questi libri per altre ore, ma non voglio, diciamo, rovinarvi la curiosità, non voglio togliervi il piacere di leggerli. E quindi niente, ci vediamo ai prossimi video. A presto, ciao ciao!